Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui su Hellas Games, bentornati nella oscura isola di Sinking Island e noi abbiamo un nuovissimo look grazie alle missioni secondarie che ho fatto per conto mio. Casa aperta, quello che bisognava mettere gli incensi nelle case e poi fotografarli. Per il tipo dell'OED e ci ha dato questo che si chiama tipo il completo dell'iniziato, una cosa del genere. Quindi tipo questa dovrebbe essere la divisa dell'OED, che fa schifo. Però era così per cambiare un attimo, per vederlo un po' nei dialoghi. Tanto per... Allora, ci abbiamo del lavoro da fare noi qua. Dobbiamo andare a Chiesa della Redenzione. Come al solito, ci vediamo direttamente lì. Dovrebbe essere questa la chiesa. Chiesa della Redenzione. Questo che fa? Scusi, ma un altro posto dove legge il giornale? No, eh. Vabbè. Where is the problem? Con tutta la delicatezza di questo mondo, c'entriamo. Diciamo che col revolver siamo un po' più sereni. Qui c'è roba? Sì. Dove però? Passaggio segreto. No, merda. Dove sei te? Oh, bastardo. Che botta incredibile di trip mentale. Quindi... Ma questo serviva solo a rompere il belino? Posto? Siamo tornati sani adesso? Nota dalla chiesa. Hilda non è riuscita a sedurre il sindaco con promesse di vita eterna. Ora abbiamo bisogno di versare del mercurio nella sua camera da letto per rendere le nostre proposte più allettanti. Ah. Boh, andiamo di sopra. Vedere se c'è roba. L'organo maledetto. No, è un organo normalissimo. Signora. Posso? Posso, sì. Bah, a me tanto. Par strano questo individuo. No? Normale? Astia, che brutta statua. Va bene, va bene, va bene. Quindi è una chiesa. Sta lì? Ci ho visto se c'era qualcosa. È una chiesa di un culto strano, però camuffata. Per. Boh. Però scusa, qui le statue della Madonna sono regolari. No. Vedi che bisogna rivelare la vera natura della chiesa, allora. Ma è proprio un bel posto questo qua, altro che... Cioè, quindi anziché un altare c'è un... una bara, va bene. Diciamo... Il grosso del problema sarà... qua sotto. Vabbè. Un
posso più trasportare, ma siamo matti. Dai qua. Non me lo faccio trasportare io. Poi vediamo qua. Nulla. Bello, sempre emozione quando si sciolgono così. C'è roba? Poco. Something's chewed this one up real bad. Volevo vedere se c'era qualcos'altro da ste parti prima di scendere. Ecco, vedi. Polvere da sparo e bossoli, quello che ci interessa a noi. Suppongo che lo debba usare. Ah, questo è in good shape e ready to use. Quindi lo usiamo? Quindi? Ah, ecco. Ho bruciato la seducente strega, mia figlia, il mio seme maledetto. Ma lei è tornata. Per quanto tempo l'onnipotente metterà alla prova la mia fede? Lei è qui erede della mia debolezza. Il suo corpo non è più il suo. È il sudicio grembo di capra che darà vita alla progenie del diavolo. Lei è mia, il mio sangue, il mio tesoro. Ora né il diavolo né gli uomini schifosi possono toccarla, perché io ho corrotto la sua carne peccaminosa, mischiato la sua bellezza alla polvere. Come potrebbe essere? Come? È tornata, nata dal buco peccaminoso in cui il suo corpo si è trasformato. Mi sussurra promettendo che staremo insieme, per sempre. Mi hanno impiccato, loro padre, ma non per molto. Quella notte sono nato di nuovo, dalla mia adorata figlia. Beh, queste cose sono strane. Ah, eccoci, ok, perfetto. Quindi... Ah, sono di qua. Make sure you get every scrap. We don't want anyone reading these while we're down there. I ritagli. Ritagli da che? Take them to the crematorium. We'll destroy them before we die. Don't wait. I'll catch up to you. Ah, questo è il prete che si è ammazzato. Allora è facile. Sono dall'alto verso il basso. Ah, ecco perché. Perché quello lì poi l'ha attaccato. Però non ci sono ancora i numeri, quindi... Ah, c'è anche là sopra. Che storia. Va bene, arriviamo. The stars are aligned and a new turn of the cycle begins. The time has come to return to the mother's womb and we shall be reborn, brothers and sisters. Qui si fa difficile. What actually happened here? Boh, mettiamo questo. And a new turn of the cycle begins. The time has come to return to the mother's womb and we shall be make sure you get every scrap. We don't want anyone reading these while we're down there. Take them to the crematorium. We'll destroy them before. Don't wait. I'll catch up to you. A group of fanatics based in the Redemption Church got rid of several bodies, took all the documents they could and dived. Quindi bisogna immergerci anche noi adesso? La set non è una chiesa, è una setta. La setta si è nascosta sotto la chiesa. Ok. Ok, la setta si è nascosta sotto la chiesa. I documenti presi dai seguaci della setta sono la mia unica speranza di scoprire chi ha tradito Brutus.
Ok. C'ho altre cose da fare? Quindi dobbiamo andare. Ok. Oh, mi mancava andare qua giù. C'è proprio quella tecnologia subacquea, quella bella intensa. Ah. Va bene. Ah. Dobbiamo salire. Ok. Io vi giuro non ci vedo niente. Vedo ogni tanto questi cosetti qua, ma merda. No, ho fatto una cazzata a passare di qua comunque. Non aveva molto senso sta cosa. Allora, sarà di qua a questo punto. Credo. Forse. Ma che. Boh. Signori, ci siamo. Ci siamo. Siamo riusciti a capire il senso di questo labirinto sottomarino. Allora, Ade, revolverazzo. Scendiamo alla luce. Cerchiamo di capire che cazzo succede qua. Anche tu. Yeah, well, you're no oil painting yourself, fella. Imbecile. Strike us down and many will rise, fresh from the fecund mother's womb, slick, naked, yet burgeoning with strength. Our eyes infest this city, our hands too. We fill young Graham with our words, and soon he will be hollow. Controllate, Graham. What is that about young Graham? His house is divided. It cannot stand. The young will succeed the old as new shoots rise from decay. Our growth shall choke the sun. The veins we open will seed crimson blossoms. The fecund mother grants new life. You should have stayed above. Porca. Ah, sì, intanto. Oh, stronzo. Cos'è? Ah, ecco. No, aspetta, che qua c'è da attrezzarsi con un po' di armamento peso, perché sennò la vedo dura. Ste robe ce l'abbiamo, sì, ci abbiamo mica. No.
Ascolta, madre Cremisi. Non so io a chi dovrei sparare. Questi non li tocca. Merda. Merda. Proviamo. Aspetta, merda. Sti cazzettini qua. No, via, troppo difficile. Merda. Posto? Ok. Ah, avete rotto il cazzo tutti, eh? Te anche, uff. Ah, una è morta. Well made. Pricey. Sarà quella di coso? Ah, now that's a familiar smell. Like your dead. Finora il vecchio Brutus ha rifiutato i doni del signore dei boschi e della madre fertile. Questa è la nostra occasione per cambiare Oakmont una volta per tutte. Aiutiamo Graham, il figlio, a sbarazzarsi di suo padre. Tutte le strade della città saranno in mano nostra. Se Graham si rifiuterà di esaudire i nostri desideri, sai cosa devi fare. Capito, Got anything to eat? What you making, kid? I'm hungry. Ma sono sempre Brutus questi. Sembrano. Allora, la chiesa ha cercato di uccidere Brutus. Graham aveva un accordo con la chiesa. Graham vuole prendere il posto di Brutus. Graham potrebbe essere la persona che ha provato a diventare il capo della famiglia. Ok. I seguaci della chiesa possono manipolare Graham. La setta proverà a usare Graham per aumentare la sua influenza a Oakmont. Quindi non c'è altro. Bisogna fare le deduzioni. Graham riuscirà a resistere all'influenza della setta. È una persona più forte di quanto credano. Graham diventerà nient'altro che un burattino. I suoi fili saranno tirati dalla setta. No, secondo me... Chi ha fatto la guerra, ha fatto. Cioè. Ma come devo rifare la strada al contrario? Ti prego. Ah, non male. Cosa è successo? È successo qualcosa di strano. No. Vabbè, ma quindi cosa ci dobbiamo fare con questo? Dobbiamo fargli vedere a chi?
Andiamo dal vecchio. Andiamo dal vecchio e vediamo che dice. I know who's behind the attempt on your life, Mr. Carpenter. And? Don't make me wait, kid. First, I want to know what your plans are for when you resume as head of the family. Everything will go back to how it was before. Tradition... You know, I met your son. I think it's time for a change in leadership. Merda! 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 Sono tutti incazzati! Stiamo distruggendo una famiglia. Quindi la strage abbiamo fatto. Devo dire a Graham che suo padre è morto. A cazzo, e noi come facciamo a far uscire il tipo? Merda, mi sa che abbiamo fatto una stronzata. Merda, che paura! Sono cagato. Tantissimo. Pazzo mentale, ci stati sviluppi? No. Yeah, top marks for quantity, but so much for quality. Even my gear's in better shape. Ma io voglio il mitra. Top marks for quantity, but so much for quality. Even my... This stain's almost gone. I can't imagine it ended well for whoever lost all this blood. Cosa vogliono i uccellini? Blood dried not too long ago. Quindi cosa bisogna prendere qua? This garbage. Papa Brute will be here any minute. E chi è Papa Brute? Abu. Vabbè, vabbè, vabbè. Andiamo. Allora, adesso andiamo direttamente da Graham. Allora, siamo arrivati a casa di Graham. Vediamo un po'. C'è una signorina che sta guardando. Sa che è leggermente rachitica e avrebbe bisogno di mangiare. Va bene. Mangi, signorina, mangi. Diamo la Graham. E sentiamo un po' che dice. Tell me why you tried to kill your father. What are you talking about? I know all about your plan. I have proof. Just level with me. I knew you weren't just a worker. Look,
I'm not proud of what I did. He's my father. But he was a terrible, terrible man. Crime has always been my family's business. I want to change that. I want to help people. But he will never stand for it. So that's how it is. My father sent you here. Am I right? Yeah, you're right. I'm Charles Reed. I can change this city, Mr. Reed. But to do that, I must be the head of the Carpenter family. I need to have... Ma scusa, ma non c'è un tuo padre più giovane di là? But please, listen to your conscience. Brutus will not change. He harms so many, he must die. Actually, I do need something. In exchange, can you smuggle a man out of the city? Ah, I can. If that's what you want, I'll... Oh, benissimo. Your father is dead, Mr. Carpenter. You're the head of the family now. This brings me no joy. But thank you. You made the right... I had to kill my father twice. I had to ask you to stay in your hands, too. But the guilt isn't your... It's certo. All right, Mr. Carpenter. Now, of course I will. Goodbye. Okay. Ancora questo palazzo mentale. Se mi interessa il mercato del pesce, va bene. Non c'è più niente da fare, palazzo mentale. Inutile che me lo sfarfalli davanti. Andiamo da Fred, andiamo da Fred. Allora, Fred, dove sei? Fred, sei rimasto qua tutto il tempo. The Carpenters will be getting in touch soon. Now, do you have something for me? Oh, perfect. All right. Listen up. I've arranged a meeting with a certain high-ranking member. Ma non eri te un membro alto livello. His name is Ebano Blackwood. Blackwood, huh? Yeah, I may have run into him once or twice. If the Order knows something, it's a good bet that Ebano does too. If they have your professor, he knows where she's being kept. Give you the address of the meeting place. He'll be expecting me, not you. All right. Thanks, Fred. Thanks. Fucile da battaglia. Bestia. Costume da gangster. No, ma devo andare a mettere immediatamente. Mia amica... Chi è? Bestia, che brutto uomo. C'abbiamo due punti abilità. Ah, io avevo sbloccato questa. Veterano di guerra abilità aumentata con il fucile a battaglia. Va bene, questo era già al massimo. Quindi affina il tuo occhio e ottieni la probabilità di ottenere... No, aspetta, fammi... Quello delle munizie, che è sempre cosa buona. Trasporta una granata, una bomba incendiaria in più. No. Trasporta altre 3 munizioni del fucile. Bandiera da guerra, trasporta di 10 colpi della mitraglietta. Ma la mitraglietta ancora non ce l'abbiamo. No. No, ci miglioriamo. Quella delle trappole è un bel lavoro. Ah beh, ma noi ci facciamo questa qua. Cecchino. No, scusa. Ricarica il tuo revolver più velocemente. Carica 2 cartucce in più, ecco. Carica un proiettile extra, liberati la strada con uno sparo più ampio. Vabbè. Ma quindi il fucile da un colpo solo... È un po' così, eh. Oddio, non stiamo messi benissimo. Vabbè, comunque... Cerchiamo il tizio, va? Allora, dovrebbe essere questo. Vediamo un po'.
Che cazzo fai? Ma... scusi, eh. Ma lei chi cazzo è? No, porca la puttana. Ma perché non ci sono andato attrezzato per bene. Quello ho fatto. Che ne dite adesso? Così è meglio? Guardate che look aggressivo, sprezzante del pericolo. E anche un po' sbarazzino, oltretutto. Siccome ancora mi avete rotto il cazzo... Ma cazzo c'è? Lo stronzo. Ma oh! Sti colpi di fucile così. Il killer knew what he was doing. A clean strike. Qualcuno ha cercato di rianimarlo. E quindi... cazzo. Ti abbiamo avvertito, eppure ancora torni. Questo è il nostro ultimo avviso, torna sott'acqua o morirai. Reed Hate è sotto nostra protezione, la polizia non ti aiuterà. Nessuno lo farà. Datemi un po' di... abbiamo un disperato bisogno. This is an Evernote. Ah, jeez. Poor bastard. Ma c'è, posso dare un taglio, no? Cioè, sbattiamo le balle noi. Capito, ma cosa devo fare qua? C'è stato... ah, ok. Questo? No. Cara professoressa Doe, mi ha fatto molto piacere ricevere una sua risposta così velocemente. Sfortunatamente, incontrarci di persona metterebbe entrambi in cattiva luce. Le sue allucinazioni sembrano davvero inusuali, ma quei dilettanti del manicomio non sarebbero capaci di dare una spiegazione. Io posso. Di recente ho letto di un certo fenomeno che ha delle cose in comune con queste visioni. La informerò in seguito alle mie scoperte. Mi tenga aggiornato su qualsiasi cosa succeda. E per favore, resti al sicuro. È assolutamente importante che lei stia al sicuro. Cordiali saluti e B. Dove? Ok. Nota di traduzione. C.A. Un salvatore sigillerà i cancelli. 100 cadranno, uno avrà successo. La volontà di uno spezzerà il ciclo, ce ne può essere solo uno. Uno per passare attraverso. Ne rimarrà soltanto uno come Highlander? Vabbè, quindi non c'è nessuno qua. Someone shot this place up good. Va bene, adesso andiamo. Mi hanno gabbato, non c'era niente da fare qua. Mi hanno preso in giro. Scusa? Inquietante. Datemi cartucce perché veramente non c'ho più niente. Sono disperato. No, è un brutto rospo umano lì, è orribile. Non che quell'altro sia più bello, però. Mr. Blackwood, we're under attack.
Ah, da quegli stronzi lì. Ok. I surrender. Take me and let my people leave. Ma quindi dobbiamo salvare sto qua adesso? Cioè, ma noi siamo dei gangster. Non è che siamo dei Superman. Imperial Wizard's gonna deal with you, Blackwood. Il mago imperiale. Maybe they'll finally get it. The order ain't welcome in this part of town. Time to figure this out. Ah, ok. Boh, mettiamo questo uno. Maybe they'll finally get it. The order ain't welcome in this. Però mentre lo portano via, quindi no. Due. Mr. Blackwood, we're under attack. I surrender. Take me and let my people leave. Quattro, ma secondo me è sbagliato. The Imperial Wizard's gonna deal with you, Blackwood. No, infatti. Allora sono. Questo è il primo. Questo è il secondo. Mr. Blackwood, we're under attack. I surrender. Take me. And let my people leave. Questo è il 3. Questo è il 4. Maybe they'll finally get it. The Imperial Wizard's gonna deal with you, Blackwood. The main place was attacked. Evernote was carried off while his escort's bodies were left as a warning. Allora, non il primo, non l'ultimo. Quelli che hanno attaccato scrivono che sono pronti a uccidere ancora. Che ride Haig è sotto la loro protezione. Corrispondenza Blackwood ha parlato alla professoressa sulla natura delle visioni. Il gruppo di Abernoth è stato attaccato da persone incappucciate. Blackwood ha chiesto pietà per i suoi uomini, ma nessuno è stato risparmiato. Evernote ha studiato vari testi occulti dove era ricorrente il tema di un salvatore. I faccia da pesce non sono i benvenuti. Il luogo dell'incontro è stato attaccato in modo molto ben organizzato. Evernote Blackwood è stato fatto prigioniero. E i suoi seguaci sono stati rapiti. Chi ha attaccato il posto non aveva paura della polizia. E questo non è stato ovviamente il loro primo colpo. Indossavano cappucci ed hanno usato dei pugnali. Sembra che stiano cercando di tenere lontano gli smooter. No. Ok, quindi... probabilmente bisogna andare a cercare la polizia, sicuramente, ma questa è una cosa che faremo nel prossimo video. Per ora ragazzi io vi ringrazio per essere stati qui in mia compagnia. Noi con questo bel ometto tutto elegante da gangster, no dai non ti girare, ci rivediamo al prossimo video. Se il video vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un like, iscrivervi al canale, condividere, commentare, insomma seguire i miei social, lo sapete. Quindi noi ci vediamo semplicemente qui su Last Games al prossimo video. Ciao a tutti!